uno che contemporaneamente è esattore di imposta, perché il governatore della Lombardia è esattore di imposta, è amministratore della cosa pubblica, non dica una parola sulla provenienza di questi capitali, secondo me è un tema rilevante. Però sentiamo De Bortoli. Ma è quella, Luca, la contraddizione più evidente che crea un problema politico serio. C'è un problema di trasparenza, cioè è giusto che i cittadini lombardi sappiano dello scudo fiscale. Io penso che a un certo momento, sia nella questione della fornitura, raccontare esattamente quello che stava succedendo, probabilmente se ne è accorto, ha dato una dichiarazione pubblica, come mendace, avete dimostrato voi, mendace, e questo non va bene. Bastava dire c'è stato un pasticcio, l'abbiamo risolto in questo modo, fine. Ecco. È chiaro che poi molti hanno portato i soldi in Svizzera, molti hanno fatto lo scudo fiscale, in Lombardia moltissimi, per carità. Però noi abbiamo un problema di fedeltà fiscale, abbiamo un problema, certo, anche di non essere indeboliti dalla concorrenza fiscale di altri paesi. È tutto giusto, per carità, è tutto legittimo, nessuno ha commesso un reato, però sono quei soldi del fisco che servono per esempio per sostenere il servizio sanitario nazionale, di cui abbiamo parlato tanto in questi mesi. Però meno male che tanti italiani hanno poi deciso di far rientrare questi capitali in Italia, quindi lo scudo ha avuto anche degli elementi positivi, perché sennò quei soldi sarebbero rimasti fuori dall'Italia. Per carità, ma non li mi pare che si parli di un'eredità, Annalisa, materna, non no? Dobbiamo ringraziare, dico, però hanno ma riparato, no, ex post a una situazione. Ma scusa, io che pago le tasse, scusa, io che pago, ma lo chiedo sommessamente, possiamo dire se vi c'è le scuse, ma se hanno fatto lo scudo, ora però non li condanniamo, diciamo meno male. Male che avete deciso di riportare i capitali in Italia. Non è il caso di Fontana, non è il caso di Fontana, perché lì andrà, voglio dire, non è il suo caso, perché non li ha portati lui. Non è. Ma chi porta i soldi all'estero? Possiamo dire semplicemente che è un ladro? Io semplicemente, capito che... No, poi dopo si può per me discutere di qualunque cosa. Ma chi porta i soldi... Peraltro, no, e questa è la domanda per Marianna Aprile. Il direttore pone un tema importante, il dumping fiscale, che per esempio è una riforma, certo, che l'Europa chiede all'Olanda. Quindi il tema c'è tutto. Dico però che gli italiani che hanno riportato i capitali in Italia non però dobbiamo neanche condannarli ex post. Se non dovevamo fare lo scudo. Io questo giriamolo a Marianna. Situazione, e se non dovevamo fare lo scudo. Sono in polemica con il mio amico Nicola Porro, ha fatto un video dicendo ma in fondo in Lombardia lo fanno quasi tutti, chi è che non ha fatto uno scudo fiscale? E allora guardate la paglia negli occhi. Io ho capito occhi. Che è un'eredità materna, sì, no, del presidente ma, Fontana. Ma la mia domanda è, ma chi paga regolarmente le tasse? Perché certo, dovrebbe ringraziare, come no, dici tu, ringrazio. E lo chiedo a Marianna Aprile, chi invece ha eluso? No, scusa, tra l'altro questi soldi sono rimasti all'estero, sono solo stati messi in chiaro, non è che sono stati riportati in Italia, cosa peraltro lecita, però diciamo, tanto per rimettere a posto le cose, non è che con la volontà di disclosure sono rientrati dei capitali, sono stati fatti emergere pagando un'aliquota infinitamente più bassa prevista dalla legge su quello scudo fiscale, che è infinitamente più bassa non solo di quella che avrebbero dovuto pagare, ma anche di quella che chi è lavoratore dipendente non può scegliere se pagare o meno.